circa due o tre settimane fa, anzi un po' di più, è uscito, come tutti saprete, il secondo troncone di indagine Mafia Capitale, una indagine molto importante, molto anche esplosiva, virgolette, che è nata nella capitale ormai diversi mesi fa e che ha scoperchiato una realtà che probabilmente alcuni, anzi molti, denunciavano da anni, ma che è venuta ormai definitivamente, diciamo, all'attenzione delle cronache. Con la suggestione Lapsus ci siamo chiesti perché a Milano si stesse parlando poco, soprattutto in certe situazioni, di questa di quanto stava accadendo nella capitale. Avvenimenti, appunto, quelli di Mafia Capitale, che noi abbiamo letto come degli avvenimenti non slegabili dal contesto generale che affronta l'Italia in questo momento. C'è chi sostiene che sia un'indagine, che siano eventi circoscrivibili al contesto locale della capitale. Noi che da mesi stavamo seguendo, come molti altri gruppi anche più attivi, più sul pezzo, le vicende di Expo, le vicende della corruzione sistemica che ormai il nostro paese vede esplodere quotidianamente, ci siamo detti che non potevamo rimanere indifferenti a quanto stava emergendo da questa inchiesta. In particolare, non solo per quanto riguarda l'aspetto giudiziario, che compete alle procure di cui noi possiamo acquisire le informazioni e le cronache, ma anche per quanto riguarda l'aspetto sociale e politico di questi avvenimenti, che comprendono, che vanno veramente a comprendere uno spettro molto ampio di forze sociali e politiche. Si va dall'estrema destra romana fino a pezzi importanti del Partito Democratico Romano e non solo. È esploso tutto il sistema, un pezzo di sistema cooperativo di cui sono emerse le pesantissime contraddizioni, addirittura con quelli che sono poi i protagonisti veri e propri della vicenda Mafia Capitale, Buzzi, Carminati e così via. Cioè, insomma, è veramente uno spaccato interessante da studiare, da monitorare e da comprendere, anche per capire quale sarà il futuro della città di Roma da qui ai prossimi mesi. Si sta giocando una partita importantissima proprio sul futuro della città, che chiamavamo prima con Valerio, che poi ce ne parlerà durante il suo intervento. È veramente una città che rischia, se non si trova già in molti contesti, in molte situazioni, allo sfando. Tutto questo, vado a concludere, è nato per noi anche sull'onda del progetto 900 Criminale, che ormai da alcuni anni portiamo avanti e che ha avuto la sua manifestazione più importante nel mese di febbraio 2015, con l'esposizione della mostra 900 Criminale a Cinisello Basso, una mostra abbastanza grossa, impegnativa per noi, che ha cercato di ricostruire la storia delle organizzazioni criminali, in particolare Mafia, Camorra e 'Ndrangheta, dall'Ottocento sostanzialmente fino agli anni 2000, e quindi abbiamo ritenuto, insomma, che dedicare un momento a Mafia Capitale, a quanto stava avvenendo, fosse per noi importante, sia appunto da un punto di vista dell'attualità, del portare a Milano un momento di incontro su questo tema, ma anche per leggerlo nella prospettiva che ci è propria, e quindi una prospettiva storica, una prospettiva politica, di studio e di approfondimento. Io non voglio farla troppo lunga, dico solo, per chi non conoscesse Lapsus, che siamo un'associazione culturale, che è possibile stasera sostenerci o facendo banalmente la tessera dell'associazione, che costa solo 10 euro, oppure acquistando la chiavetta della trasmissione Autista Moravo, che è stata una trasmissione che noi abbiamo realizzato lo scorso anno sul centenario della Grande Guerra, con Radio Popolare, e se volete potete sostenerci comprando la chiavetta e la tessera a soli 20 euro. Scusate lo spot pubblicitario, ma purtroppo tocca sopravvivere a soli 20 euro. Per cui, se ci date una mano, noi siamo più che contenti. Il programma della serata. Abbiamo con noi Danilo Chirico, che è presidente dell'Associazione da Sud, che tra l'altro siamo molto contenti sia riuscito a tornare, perché è un periodo intensissimo per la sua associazione, che compie 10 anni, ma in generale per le tantissime attività che svolgono a Roma, un'associazione impegnata sui temi dell'antimafia, in particolare sociale. Potete seguirli su Facebook e sul loro sito, fanno veramente una quantità di iniziative, di attività importantissima sulla città di Roma. E tra l'altro, dico la verità, quando ho scritto a Danilo per proporgli la serata, gli ho proposto come titolo, non basta l'aspetto, adesso non mi ricordo il titolo esatto,
però insomma non è sufficiente l'aspetto repressivo, siamo davanti ad un tema che va affrontato dal punto di vista sociale. Io giuro non avevo assolutamente letto il comunicato stampa che avevate fatto, che aveva un titolo praticamente uguale all'intervento che ti ho proposto, per cui, però questo per dire insomma che si è creata una sintonia interessante nei mesi scorsi quando l'abbiamo invitato all'inaugurazione della nostra mostra, e quindi siamo molto contenti di averlo di nuovo con noi. E poi Valerio Renzi, giornalista di Fanpage, ma anche, soprattutto a piano terra per molti dei presenti, attivista romano, come dire, che avrà modo di appunto raccontarci, di farci una panoramica su quali sono le prospettive della città e gli scenari che si aprono molto molto seri e insomma politicamente interessanti da qui ai prossimi mesi. Prima dei nostri due ospiti però abbiamo anche un piccolo video di poco più di 10 minuti che abbiamo realizzato a Lorenzo Bagnoli, anche lui un giornalista milanese, giornalista del Fatto Quotidiano, Wired, Q-Code Magazine, insomma diverse testate, a cui abbiamo chiesto inizialmente un intervento su come il business dei migranti, come dire, l'emergenza dei migranti è diventata un business per alcune cooperative, per la città di Roma. In realtà vedrete l'intervista parte da quel tema, ma poi riesce ad allargare lo sguardo ad un contesto più generale, sia romano che più nazionale. Quindi doveva essere all'inizio, l'avevamo pensato come intervento conclusivo, mentre invece lo utilizziamo all'inizio e poi faremo seguire gli interventi dei nostri ospiti. Grazie a tutti. Il secondo capitolo di Mafia Capitale ha avuto come protagonista il business dei migranti, fatto dai componenti dell'organizzazione mafiosa che ha in mano Roma. Questo capitolo credo che vada tenuto ben presente, perché rischia di finire nel dimenticatoio man mano che questa inchiesta andrà avanti, perché comunque non è il business più lucrativo che aveva in mano la cupola degli affari, e perché io credo che ci saranno degli altri capitoli di questa grande inchiesta. Il personaggio chiave di questo business è questo Luca Odevine, un personaggio che è riuscito ad attraversare diverse stagioni politiche mantenendo sempre il suo posto. Ha subito da giovane una condanna per spaccio di droga, e per questo ha cambiato cognome, adottando appunto questo nome abbastanza particolare. C'è un aspetto che emerge dalle carte dell'inchiesta su cui ancora si è discusso poco, e che invece credo che faccia capire la caratura del personaggio. In una intercettazione Odevine nomina il Venezuela, ha una moglie venezuelana e fa capire di avere enormi contatti in quel paese. Appunto, questa capacità di essere transcontinentali fa capire il lignaggio di questo personaggio. Odevine sostanzialmente era la persona che spartiva gli appalti fra le diverse cooperative che si occupano di accoglienza migranti a Roma. Lo faceva in modo equanime, da una parte CL, da parte le cooperative, chiamiamole rosse, anche se di rosso avevano ben poco. Questo tipo di procedimento a me ha ricordato immediatamente quello che è emerso nell'indagine sul sistema ad Expo, e su questo punto ci torneremo poi più avanti, perché è un altro di quegli elementi che fa capire la complessità del sistema emerso con Mafia Capitale. Quali erano queste aziende? Prendiamo in esame in particolare queste cooperative, prendiamo in esame in particolare quelle legate al ACL, quelle che facevano capo come riferimenti politici ad Alfano e Lupi, anche qui stando alle intercettazioni raccolte dagli inquirenti durante le indagini.
ce n'è una che emerge con forza su tutti, che si chiama la Cascina, e al suo interno, tra le cooperative, diciamo così, consorziate, c'è questa Domus Caritatis, che era poi quella che si occupava in particolare di accoglienza. Entrambe facevano, in entrambe, uno dei membri del CDA è Carmelo Parabita. Di nuovo questo personaggio mettiamolo un attimo da parte, perché tornerà, sarà uno dei legami tra Mafia Capitale ed Expo, sarà uno di quei personaggi della cupola che, diciamo così, è stata protagonista di tutte le grandi inchieste di questi ultimi almeno 5 anni. Quando sono emersi questi nomi e quando è emerso il filone dell'accoglienza tra i modi per lucrare, appunto, dell'organizzazione criminale, c'è stato un certo, come dire, c'è stata una certa sorpresa. Le mafie sono arrivate a mettere anche le mani sul business dei migranti. In realtà, come dire, le spie che questo stesse accadendo c'erano ed erano evidenti. Faccio un altro nome di un'altra cooperativa che torna nelle carte dell'inchiesta e di cui si era già parlato anche in precedenza. È il nome dell'Arciconfraternita, che era un'altra delle tante cooperative che si occupa d'accoglienza a Roma e che era finita nel 2012 in un'inchiesta per evasione fiscale. E già nel 2010 c'erano attivisti dei diritti dei migranti che ne denunciavano la totale inefficienza. Era uno dei tanti posti a Roma dove venivano parcheggiate le persone in attesa che succedesse qualcosa. E qui arriviamo al punto del ragionamento. Quando l'accoglienza diventa un business, significa che non si sta facendo accoglienza. L'accoglienza con i 25, 30, 35 euro che le cooperative prendono per ogni singolo ospite, sono sufficienti solamente a, diciamo così, rientrare nelle spese. Non è un business lucrativo. E quando emerge anche qui in qualche intercettazione un riferimento a questo affare come più lucrativo della droga, ecco, io credo che ci sia una sopravvalutazione, diciamo così, di questo settore. Per fare un esempio molto concreto che ci riguarda da vicino, quando un migrante passa per la stazione centrale di Milano, cosa che è successa migliaia di volte, almeno 64.000 da ottobre 2013 ad oggi, nel caso in cui abbia la scabbia, anche questo un fatto che accade con una certa frequenza, il costo per una cooperativa per curarlo è di circa 23 euro su 25 previsti dalla convenzione con la prefettura di Milano. È evidente che il margine è limitato. Diciamo che l'accoglienza è diventata un business perché, primo, non è mai stato un settore su cui ci sono stati tanti controlli, e secondo, dal momento in cui io investo pochissimo per quello che mi viene richiesto, ho un ampio margine ovviamente di guadagno. Se invece che spendere 25-30 euro ne spendo 10, è chiaro che tutto il resto diventa un guadagno. Il simbolo di quanto non funzionasse di quanto continui a non funzionare l'accoglienza in Italia è il CARA di Mineo, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, che è stato anche recentemente commissariato dopo che Cantone, dopo che il presidente dell'anticorruzione Cantone, appunto, aveva chiesto che venisse introdotto questo provvedimento. Ed è questo il legame poi con Mafia Capitale, perché anche qui, anche in questo centro in Sicilia, le persone che decidevano a chi dovevano andare determinati settori, determinati servizi legati a Mineo,
erano sempre gli stessi. Chiudo su questa prima parte ricordando come ci sia una paternità politica di alcune decisioni prese su Mineo, in particolare legata a c'è la figura di Giuseppe Castiglione che è protagonista della richiesta di Cantone di commissariare Mineo, sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura. E proprio pochi giorni fa il Parlamento ha respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti, per dire che nonostante le inchieste sul tema dell'accoglienza il governo continua a nicchiare, continua a non essere considerato un argomento degno di essere approfondito fino in fondo. Riprendiamo due aspetti appunto che sono emersi analizzando Mafia Capitale nel settore dell'immigrazione e dell'accoglienza, che sono il modus operandi, diciamo così, simile a quello scoperto nell'inchiesta di Expo, quindi nel dividere gli appalti fra entrambe le parti politiche principali, chiamiamole così, le COP rosse, le COP bianche, e un nome, che è quello di Carmelo o Carmine Parabita. Il nome di Parabita compare legato ad Expo in un'email che è stata citata anche nelle carte giudiziarie, che aveva per oggetto l'appalto per la Città della Salute che doveva sorgere in futuro dopo Expo sul sito. E i nomi degli altri destinatari di questi mail sono quelli emersi nell'indagine, quindi Maltauro soprattutto, Manutencoop, Frigerio, il compagno Greganti, quindi tutta, diciamo così, la cupola degli appalti. La cascina come core business ha comunque in teoria la preparazione dei pasti, o almeno così è quello che ci viene raccontato. Invece leggendo il suo sito si vede che come il mandato della cascina sia costruito in un modo talmente vago che poi permette di vincere qualunque tipo di appalto. Si parla appunto di servizi di ristorazione collettiva, ma si parla sia per i centri di accoglienza che per gli alberghi di lusso, si parla di servizi di cura medica come di servizi invece odontoiatrici, qualunque cosa. Ed è per questo, ed è per il valore, per l'importanza politica che ha assunto una cooperativa come la Cascina, che riesce ad entrare in un appalto dove non avrebbe niente a che fare. E di nuovo i nomi sono sempre gli stessi. Il nome di Maltauro è un nome che attraversa tutte le grandi inchieste italiane. E il fatto che si leghi ad un altro protagonista che è noto alla magistratura almeno fino al 2003 fa capire come questo sistema abbia permeato l'Italia da molto tempo. Non siamo più a Tangentopoli dove ci si spartisce Milano, siamo a qualcosa di molto più complicato e di molto più profondo. Proprio per la diffusione di questo sistema e per l'aver permeato l'Italia intera, suona ancor più paradossale la domanda che ci si fa spesso in Lombardia: se Mafia Capitale è arrivata a toccare pure le nostre terre. È chiaro che ci è arrivata, ma basta vedere di nuovo sul sito della Cascina dove si trovano le sedi operative della cooperativa. Una di queste è a Milano, in via delle Martignoni.
Il Comune di Milano, poco dopo l'inchiesta, ha iniziato a spulciare tutti gli appalti in cerca del nome della cascina, e non è emerso. E anche a detta di chi poi gli appalti sui migranti li vince, non era mai capitato che la cascina si presentasse per questo tipo di gare. Ma forse si è guardata la parte sbagliata, perché invece se si guarda ad esempio alle mense, o la cascina direttamente o Vivenda SPA, che è un'altra delle cooperative che fa parte della famiglia, le gestiscono a Cologno Monzese, a Monza, a Varese, insomma in tantissimi comuni della Lombardia. E di nuovo questo è un'altra conferma di come questo sistema e di come i protagonisti di questa cupola fossero sparpagliati in tutta Italia e controllassero servizi diversi e in parti diverse del paese. Insomma, era inutile, in qualche modo ci si doveva passare attraverso in tutti i grandi appalti italiani, Expo compresa. Danilo e Valerio, dicevo dunque come l'intervento di Lorenzo Bagnoli avrebbe allargato lo sguardo da Roma verso Milano, verso l'Italia. Adesso però torniamo sul contesto romano e cerchiamo di sviscerarlo e di approfondirlo. Danilo Chirico ve l'ho già presentato, quindi in realtà gli farò solamente gli proporrò una breve introduzione, che è la seguente. Di mafia a Roma, correggimi se sbaglio, in teoria si potrebbe parlare forse da pochi mesi, dopo la prima sentenza che ha sostanzialmente certificato da un punto di vista giudiziario certe presenze, certe commistioni, eccetera, eccetera. In realtà quello che è emerso è una situazione ben diversa, molto più complessa, molto più liquida, se vogliamo, per usare un termine che oggi va di moda, cioè appunto complessa, dove i fenomeni si intrecciano e anche le organizzazioni presenti sono molteplici. Per quanto riguarda la mafia, si è parlato dei rapporti di Buzzi con l'Andrangheta e così via. Quindi una domanda semplice, ma forse da cui è utile partire, è: anche Roma città di mafia, quindi definitivamente? Chiaro che per voi la risposta probabilmente sì, perché da 10 anni lavorate su questo territorio, ma a questo punto, dopo quello che è accaduto in questi mesi, ancora di più, come e perché e in che contesto? Grazie per l'invito, sono contentissimo di essere ritornato, e perché quando abbiamo inaugurato quella mostra mi ha molto colpito il punto di vista che voi avevate portato sulle cose. Quindi spero che sia una bella discussione anche questa sera, e spero anche che abbiamo modo di interloquire, perché non vorrei fare un intervento nel lungo, però offrirvi alcuni spunti di ragionamento sicuramente sì. E il primo tema che vorrei dire, non si dovrebbe parlare di non da 10 anni, ma almeno da 25. Almeno da 25, secondo i documenti ufficiali, secondo gli studi che sono stati fatti, eccetera, almeno da 40 si dovrebbe parlare di Roma città di mafia. Non significa che Roma è una città mafiosa, significa che Roma opera delle mafie da almeno 4 decenni. A me, che purtroppo l'Andrangheta ha interessato la mia vita, nel senso che io sono una Reggio Calabria, per cui se vieni da quel territorio alla fine te ne devi occupare. Quando mi è capitato di occuparmi di
in Grindr, di scriverlo, eccetera, eccetera, alcune cose ci dicevano già nel 74 i boss, quelli veri della Calabria, venivano a Roma, avevano rapporti stretti e costanti e continui con quelli che allora erano i giovani che si affacciavano sul panorama criminale romano e quelli che poi sono diventati i boss della banda della Magliana. C'è questo ristorante famoso all'Eur che è il Fungo, questa torre enorme, non so se è meglio di vederla, questa torre si mangia 50 metri, non lo so, di altezza, era uno dei posti che la banda della Magliana utilizzava per fare gli incontri con il boss dell'Andrangheta. Di questi incontri c'è traccia proprio nei verbali di polizia, perché furono fermati diverse volte il boss dell'Andrangheta da Calabrese. Ma nel 1991 la commissione parlamentare antimafia dell'allora presidente Gerardo Chiaramonte fa una relazione stranamente interessante e spiega tutta una serie di sistemi criminali che stavano avevano a che fare con la città di Roma, che se voi andate a leggere diciamo, al calcio scommesse, no, alle scommesse diciamo, illegali, sostituite la parola sale slot, alla fine i nomi sono sempre gli stessi, le dinamiche sono sempre gli stessi, le zone sono sempre le stesse. La cosa incredibile è che dal 1991 all'anno scorso in pratica di questa cosa non si è mai tenuto conto, né dal punto di vista diciamo, delle istituzioni politiche, né dal punto di vista delle istituzioni per così dire giudiziarie. Il tribunale di Roma era considerato il porto delle merde, il posto in cui si facevano per spedire i processi perché venissero insabbiati. Ci sono stati alcuni magistrati che hanno tentato di fare un lavoro interessante sulla banda della Magliana, sull'Andrangheta, sulla Camorra, su Cosa Nostra, dove venivano fuori delle cose curiose, delle cose che anche oggi hanno una loro validità, però diciamo, questi processi non riuscivano mai a trovare la sostanza nei tribunali, cioè non si riusciva a dimostrare il reato di 416 bis, proprio sull'articolo 7, diciamo, il metodo mafioso. Però venivano fuori delle alleanze strane tra la Camorra e l'Andrangheta, tra la Cosa Nostra e l'Andrangheta, tra tutta questa organizzazione e questi boss della banda della Magliana, e anche questo strano personaggio che è Massimo Carminati, che è su piazza da 40 anni, nonostante non sia particolarmente anziano, che con tutta questa gente ha lavorato anche. Tu dicevi all'inizio non ho capito perché non abbiamo, insomma, ci interessa discutere questa cosa, perché a Milano si parla poco di quello che succede a Roma. Secondo me si parla poco anche a Roma di quello che succede a Roma, o almeno si parla con un punto di vista strano. A Roma succede quello che è successo più o meno 15 anni fa a Milano, quello che è successo 35 anni fa a Reggio Calabria, 50 anni fa a Palermo, cioè esiste un processo diciamo, psicologico diffuso per cui non si accetta il fatto che le madri siano arrivate sulla città. Penso anche che paradossalmente Mafia Capitale abbia peggiorato la situazione, nel senso che parlare di Mafia Capitale ha una doppia conseguenza. La prima conseguenza è che da Renzi in giù, non Valerio, da Renzi in giù tutti quanti tendono a dire, anche da questo racconto di fatto, cioè poi io tutte le volte che raccontano Mafia Capitale trovo difficoltà a cogliere il tema delle mafie, perché è una cosa difficile da capire, questa è un'inchiesta molto complicata. Per cui tutti quanti tendono a dire sono casi di corruzione, sono piccoli casi, sono mele marce, eccetera, eccetera. In realtà, secondo me non è così, secondo me esiste un sistema radicato e antico, trasversale, che ha come, diciamo, come caratteristica quella dell'accumulazione del potere e del denaro, che è la caratteristica principale delle mafie. C'è anche l'elemento di intimidazione dell'omertà, che è la sfida, diciamo, che la Procura di Roma sta mettendo in campo per dire questa è un'organizzazione mafiosa. Ma parlare di Mafia Capitale
distoglie diciamo, l'attenzione da una situazione generale, una situazione in cui esiste una compenetrazione molto forte tra questa organizzazione e delle altre organizzazioni mafiose che sono le organizzazioni mafiose tradizionali, a parte tutte le mafie straniere, perché a Roma operano tutte le mafie straniere. E l'altro elemento che mette, diciamo, paradossalmente crea l'effetto opposto è che si rifugge dal tema del lavoro vero delle mafie, quello tradizionale, no? Il controllo del territorio, il racket, la droga, l'usura, tutta questa roba qua che a Roma c'è, presente e pressante, che viene assolutamente tenuta ai margini. Io ho scoperto da giornalista, attivista dell'associazione da tutti, eccetera, eccetera, ho scoperto che esisteva, cioè ho avuto conferma del fatto che esisteva la mafia Ostia durante una presentazione di un libro che abbiamo fatto alla Fiera del Libro a Roma, alla Fiera della Piccola e Media Editoria, presentava un fumetto 5-6 anni fa. A un certo punto nella discussione era una cosa che facevamo con le scuole elementari, a un certo punto si alza una ragazzina e ci racconta quella che suo padre subiva tutti i mesi, c'è cioè un'estorsione, quella è buona. E lei, da bambina, si capiva che suo padre aveva questo tipo di e ce l'ha raccontata pacificamente come può fare una bambina. A Ostia succedeva, secondo me succede anche ancora un po' in parte, quello che succede nei quartieri di Palermo, di Reggio Calabria, secondo me no, ma di Napoli sì, cioè esiste un controllo del territorio molto pesante, ci sono delle dinamiche normali di una zona di mafia. Ed esiste anche un elemento in più, cioè le mafie, come fanno anche i giocatori in questo caso, danno da mangiare, danno assistenza, danno posti di lavoro, assicurano servizi, la casa e via discorrendo. Ci sono due operazioni che hanno fatto negli ultimi due anni, che è quella più veloce di riferimento di Nuovo Alba e Tramonto, che vanno lette le ordinanze e le motivazioni della sentenza che spiegano come le mafie in quel pezzo del territorio non solo decidono della vita e della morte delle persone, ma fanno proprio un'attività di welfare pazzesca in un momento in cui l'attività di welfare probabilmente la fanno solo loro o poco ci manca. Per cui diciamo i temi sono tanti, sono molto complicati e la semplificazione che si tende a fare su mafia capitale secondo me non aiuta a capire l'enormità della situazione di cui ci troviamo. Cioè Roma è una delle città, è stata la prima l'anno scorso, quest'anno forse ha perso questo primato, in cui ci sono più operazioni bancarie sospette in Italia, più di Milano per esempio, no? E questi sono tutti temi che hanno a che fare con la compenetrazione, con il fatto che le mafie portano tanti soldi su quel territorio e visto che le denunce che avvengono da professionisti, notari, eccetera, eccetera, praticamente si contano sulle dita di una mano, sono tutte quelle scoperte, sono tutte, diciamo, fatte in autonomia dalla Banca d'Italia, significa che questa cosa è molto dentro il tessuto economico, il tessuto sociale della città. Noi calcoliamo che ci sono almeno alcune migliaia di persone che vivono in maniera diretta o indiretta con i soldi della droga, per esempio, e che ci sono interi pezzi della città che vengono controllati militarmente, in cui esiste il modello Scampia, che a Scampia non esiste più, cioè dove si vende la droga e via discorrendo. Se vi capita di andare su YouTube potete fare Carabinieri San Basile e vedete che c'è questo sistema tipo casella autostradale con tutte le macchine che vanno in fila a comprare la droga, e questa cosa avviene come se non avvenisse. Secondo me questo è un dato interessante che ha a che fare con il consenso sociale di cui vogliono le mafie e l'assoluta responsabilità di quelle che sono le classi dirigenti diffuse. E da questo punto di vista, una, sapete che ci sono quelle frasi che in qualche modo rappresentano delle epoche storiche, no, una delle frasi principali di queste inchieste, le intercettazioni, dice: con i soldi dei migranti ci facciamo più soldi che con i migranti facciamo più soldi. È una merita stronzata, ovviamente, però questa cosa serve a costruire uno scenario che probabilmente è anche uno scenario per cui se si tengono sullo sfondo i soldi della droga, che invece fanno economia tantissimo nella città, probabilmente stanno facendo un cattivo lavoro.
due sole cose voglio dire, poi magari ci vedo, non so se vogliamo fare di più, però a due cose ci tengo. L'inchiesta di Mafia Capitale è importante, oltre perché banalmente c'è un ex sindaco che è indagato per associazione mafiosa, per cui diciamo, sarebbe rilevante soltanto per questo. Ma è rilevante perché mette in discussione un intero sistema di valori che noi avevamo costruito in 50 anni, 60 anni, 70 anni di Repubblica, cioè mette in discussione la riabilitazione dal carcere, il mondo della cooperazione, il terzo settore, sono tutte quelle robe per cui diciamo, la sinistra in tutti negli ultimi, negli scorsi decenni ha provato a costruire un modello di società che a causa di Mafia Capitale vengono completamente azzerati nella città di Roma, ma vengono messi in discussione complessivamente. Ovviamente questo è un tema di ragionamento e di discussione che anche il terzo settore, la cooperazione e i movimenti, le associazioni diciamo, della città di Roma non riescono in nessun modo ad affrontare, restano paralizzati, si trovano in una situazione di grande disagio e non sanno come venirne, non sanno come venirne fuori da questa. L'altro ragionamento naturalmente riguarda la politica, ne parlerà Valerio, però una cosa io voglio dirla. Diciamo, c'è un tema che ha a che fare con lo sminuire l'inchiesta, sminuire la presenza delle mafie. Quando si è insediato Marino, il giorno dopo, due giorni dopo l'insediamento di Marino, noi con l'associazione tutta abbiamo fatto un pullman, abbiamo allestito un pullman di 18 metri, l'abbiamo fatto girare come il bus turistico della città, abbiamo scritto Roma città di mafia, ma Roma mafia pure, siamo andati a consegnare un documento con un dossier che gli spiegavamo alcune cose, qui ce l'ha ricevuto, grandi feste, si è fatto la foto con la bandiera dell'associazione, dopo alcuni mesi l'abbiamo incontrato e ci siamo resi conto che probabilmente non ha servito a nulla quell'incontro, quel dossier, eccetera, che c'è assoluta assenza di. Abbiamo fatto anche una iniziativa con l'allora capogruppo del Partito Democratico d'Ausilio spiegandogli che era necessario che questa oggi si è appena dimesso persino da consigliere comunale adesso su internet. D'Ausilio non è indagato ma sta dentro questa dinamica strana e via discorrendo. Questa cosa riguarda tanti. Cioè, da una parte si sminuisce, dall'altra parte non si capisce proprio perché si fa difficoltà veramente in maniera sincera a capire. La svolta che si è tentato di dare è stata assegnare un assessore della legalità a un ex magistrato che voi conoscete o perché era arrestato in Brusco o perché stava al DAP quando c'è stato Genova 2001, che è Alfonso Sabella. Sabella è stato, diciamo, già secondo me è sbagliato che ci sia un assessore alla legalità. Comunque è stato nominato assessore alla legalità, è un magistrato, ha grandissimi poteri in questo momento, ha un approccio da magistrato a tutte le vicende. Io racconto sempre un episodio che mi sembra emblematico della situazione che c'è in questo momento. Ma lui ha preso tra le altre iniziative che ha preso l'iniziativa di sgomberare tutti i lidi che si erano costruiti abusivamente ma da decenni sul lungomare di Ostia, con queste concessioni che venivano date da tutti i governi di centrodestra e di centrosinistra che hanno governato negli ultimi 25 anni. Lì il potere diciamo, degli stabilimenti balneari è molto forte. Lui ha tirato una linea, ha detto da ora in poi si fa a modo mio e le cose si devono fare per bene. Hanno cominciato a sgomberare questi lidi, si è aperta una battaglia giudiziaria, eccetera, eccetera. Ha fatto anche un'altra opera meritoria, cioè ha liberato uno stabile comunale dove c'era una palestra, una scuola di danza che era in mano, era gestita dalla un esponente della famiglia Spada, che è una delle famiglie di mafia di quel territorio. E quando c'è stato questo sgombro tutti quanti erano tutti felici e festanti perché finalmente si ristabiliva la legalità. Io quel giorno sono intervenuto a un'iniziativa a Scoop, che è un centro anche quello sgomberato, insomma una bella realtà della città di Roma, e ho detto: vedrete che adesso succederà il casino su questo spazio Ostia e che ci sarà una protesta contro il comune per questa cosa. E di fatti il 23 maggio il comune si è presentato a Ostia per fare una grande manifestazione per ricordare Giovanni Falcone e si sono ritrovati 70 bambini della scuola di danza che protestavano contro
il sindaco e l'assessore Sabella perché gli avevano sgomberato la palestra. Perché? Qual è l'approccio? L'approccio è quello legalità e di dire bisogna rimettere tutto a posto, ma non si tiene conto del fatto che le mafie su quei territori, in cui hanno tra virgolette governato per tantissimo tempo, forniscono servizi, hanno consenso sociale, si trovano in situazioni di grande empatia con il territorio. Poi possiamo discutere su qual è quel tipo di consenso, se è giusto, se è sbagliato, ma se ci troviamo in una situazione per cui le mafie danno un servizio e il comune lo toglie, vedete che c'è qualcosa di sbagliato e qualcosa con cui dobbiamo fare i conti. Questo stacco, questo passaggio ancora non l'hanno fatto né le forze politiche né secondo me le forze sociali, quindi è un tema di discussione, di ragionamento che insomma, ci deve tenere attenti. Vado. No, mi devi presentare. Non hai già mi presentato prima. No, io diciamo che Danilo si occupa di mafie, io no, nel senso che mi occupo da cronista, non ho la conoscenza approfondita delle dinamiche che afferiscono alla criminalità organizzata e alle mafie a Roma e non solo, però in questi mesi ho seguito giorno dopo giorno questa vicenda e la prima cosa che mi sento di dire prima di tutto da garantista culturalmente è che il meccanismo che si sta dando che è un meccanismo anche di pulizia della classe dirigente, di un pezzo della classe dirigente al governo della città, che ha tantissime responsabilità e tantissime responsabilità politiche che spesso non afferiscono a episodi criminogeni o a rapporti con la criminalità organizzata, o almeno io ritengo che tantissime responsabilità più gravi che ha la classe dirigente romana, anche il centro-sinistra, non afferiscono necessariamente a fatti criminali o in qualche modo a essere sussidiari a un sistema mafioso. Però sembra che parlare al telefono con Buzzi sia segno di essere un mafioso, che avere a che fare con il mondo della cooperazione si traduca nella corruzione. Io penso che tutte queste vicende invece vadano inquadrate, vadano in qualche modo anche analizzate in maniera differente. È impensabile che un amministratore a Roma e un assessore, cioè sarebbe colpevole quell'assessore di una città come Roma che non interloquisce e non parla con quello che è il presidente di una delle più grosse cooperative della città, che ha tantissimi appalti al Comune di Roma, che opera anche che reinserisce al lavoro anche tantissimi soggetti deboli. E ci sono episodi di corruzione, diciamo, tra i politici, quelli coinvolti diciamo direttamente nell'associazione mafiosa sarebbero poi Alemanno, ma soprattutto Gramazio, questo giovane delfino che viene da una famiglia storica dell'MSI romano, adesso passato a Forza Italia, e che di fatto è l'esponente politico più dentro alle dinamiche organizzative di questa associazione mafiosa delineata dalla magistratura romana. Ci sono casi in cui anche persone si trovano in carcere eccetera. Io credo che ci sia un'opera anche molto, molto violenta da parte della magistratura e che si imputano anche alcune persone semplici rapporti o di essere dei referenti di più o meno legittime attività di lobbying, nel senso poi se accettiamo che la politica sia l'organizzazione di bisogni e di visioni del mondo, accettiamo anche che gli esponenti politici siano i referenti di interessi legittimi che si muovono nella società, siano essi interessi di classi sociali, gruppi economici, gruppi di interesse, eccetera. Perché dico questo? Perché penso che al centro di tutto questo ci sia un gigantesco problema di democrazia,
e di crisi della, della democrazia, perché se tutte queste cose, questi rapporti si esercitassero in qualche modo in un contesto in cui la democrazia rappresentativa funzionasse, rappresentasse più o meno degnamente interessi o punti di vista contrapposti, probabilmente non ci troveremo in questa situazione. Tutto sommato, la dinamica di tanti scandali visti, io penso alla dinamica del MOSE ad esempio, è molto simile a quella che abbiamo visto in atto sugli appalti, cioè c'è una divisione di interessi che passano tramite potentati economici che hanno dei terminali politici che si dividono la fetta della torta, e questo è quello che succedeva anche a Roma. Io penso che questa questione ponga proprio il problema sul funzionamento o meno della democrazia rappresentativa come, come la conosciamo e sui suoi limiti. E perché se no, senza fare questo passaggio, penso che se no qualsiasi cosa è valida. Un esempio, Odoven, che veniva citato prima, Odoven è una persona che ha fatto politica a Roma, che ha occupato un centro sociale a Roma, sotto Veltroni, che ha avuto a che fare tutti quanti i giorni, ci è andato a prendere il caffè, ci è andato in ufficio, ci ha discusso, lo ha chiamato per chiedergli cose e ci ha preso accordi, in una normale dialettica, e quello rappresentava il sindaco, il gabinetto del sindaco. E non per questo penso che chiunque abbia telefonato Doven per rappresentare un suo interesse in quanto rappresentante del gabinetto del sindaco stesse facendo un'azione di corruzione. Questo qua per dare anche l'idea del clima che si vive in una città come Roma e di quanto questo clima stia paralizzando la vita civile, sociale, politica della, della città. Anche perché il terreno specifico, e questo qua poi dentro magari ci aiuta a capire anche se altrove si è già dato questo meccanismo, ma mentre mi pare che il terreno classico anche di corruzione delle mafie sia il terreno degli appalti, ma delle costruzioni in qualche modo, no? Del mattone, a Roma vediamo un processo invece che è in atto grosso, che secondo me si accompagna ai processi di privatizzazione del welfare, ai processi di crisi in cui la fetta del welfare destinata al welfare si riduce, quindi per accaparrarsela la gestione di quella fetta del welfare c'è chi è disposto anche a in qualche modo a corrompere, a metterci dei soldi, a mettere in moto meccanismi illeciti, e che sia un gigantesco processo anche di accumulazione originaria che si sta dando sui beni comuni, sul welfare, su altri processi in cui entrano anche in gioco dinamiche, dinamiche mafiose per governarli. E il, in qualche modo il risultato di Mafia Capitale rischia di essere un disastro sociale sulla città. Penso che lo chiamava in causa prima Danilo, il fatto che tutti gli appalti del Comune di Roma siano stati sostanzialmente avvocati a sé da Sabella e che gli assessori facciano i passacarte, cioè i bandi dei vari assessorati stanno venendo, sono scritti, controllati e gestiti esclusivamente da Sabella, che è un magistrato, è un tecnico, non conosce la città, non ha mai fatto politica, non media con nessuno, quindi non ascolta gli agenti sociali, non ascolta la città, non ascolta il terzo settore, le parti sociali, niente e nessuno, e sta creando dei mazzi bandi a cui per accedere sostanzialmente devi essere uno di questi colossi in qualche modo della cosiddetta imprenditoria sociale, cioè dei grossi colossi per cui è identico rasare un giardino, fare un servizio mensa, portare a scuola i ragazzini e quant'altro, e che distrugge, fa tabula rasa di quelle esperienze anche decennali, ventennali, trentennali che il terzo settore nel bene e nel male ha prodotto dentro Roma, e che non è tutta mafia capitale, non è tutta corrotta, ma si tratta anche al di là di, diciamo, in qualche modo dei soggetti produttivi, siano essi associativi, aziende, SRL, si parla di competenze di migliaia di persone, anche spesso sottopagate, messe a valore per reggere la macchina dei servizi sociali di una città come Roma. E questo rischia di avere degli effetti devastanti. Io ne racconto soltanto uno. Hanno fatto adesso un bando che diciamo riguarda tutti i servizi della scuola, un super mega bando che va dalla derattizzazione al servizio mensa, al servizio giardini, alla manutenzione, in cui dentro, come accompagno speciale, quindi come per i disabili, sono finiti i pulmini per i campi rom, per i campi nomadi. Cioè questo vuol dire distruggere
l'esperienza di scolarizzazione dei campi rom, che è uno dei pochissimi processi, in qualche modo servizi, che il comune finora ha garantito nei campi rom per garantire percorsi di emancipazione, di emersione da quella realtà, voglio dire, e sono stati creati quei campi, ovviamente, no? C'è anche chi ci ha lucrato sopra, lo sappiamo, ma l'unico servizio, probabilmente, in cui tra l'altro lavoravano 50 cittadini che vivono in questi campi come mediatori sociali, viene distrutto. Quindi il risultato di Mafia Capitale è: questi campi li chiudiamo e non si sa questa, la gente che fine fa, perché figurati se l'alternativa saranno le case. Il servizio di scolarizzazione viene cancellato, le 50 persone ci lavoravano, cittadini e vivono in quei campi, vengono licenziati. Cioè, questa è la prospettiva che c'ha di fronte, che c'ha di fronte la città, e per questo penso che questa questione, al di là delle questioni poste da Danilo, ponga delle questioni gigantesche dal punto di vista della governance di una città come Roma. E in questo devo dire che c'ha ragione Danilo: la città è narcotizzata, risponde con fatica anche le parti più avanzate, anche lo stesso terzo settore, che è più colpito, quello diciamo sano tra virgolette, e non ce la fa, o ce la fa con difficoltà, e ce la fa con difficoltà a reagire. E poi penso che alla fine di questa storia stanno tornando due dei temi che in qualche modo ritornano dentro questa inchiesta, per chi ci ha fatto soldi con, appunto, con i rom, con gli immigrati eccetera, che siano l'emergenza ai commissari. Roma è una città di fatto commissariata dal punto di vista economico, di fatto commissariata dal punto di vista politico, grazie anche a questa inchiesta da cui non si riesce a venire fuori, ed è lo stesso meccanismo su cui all'Aquila, a Milano, a Roma, con i campi rom, con l'emergenza Nord Africa, ci sono prodotti fenomeni di corruzione, e si è dato spazio alle mafie. Ecco, il rischio è che dentro una dinamica che passa da una parte per il merito, la cosiddetta trasparenza, i bandi come mantra per gestire qualsiasi cosa, quando è anche un processo di mettere tutto a bando pubblico, sta succedendo la stessa cosa sugli spazi di proprietà pubblica, è successa qua a Milano, il cosiddetto modello di Pisapia, rischi di mettere insieme tutto insieme, non capirci più niente, non riconoscere esperienze che hanno un valore e altre invece che non ce l'hanno, uniformare in maniera burocratica. Beh, se questa è la prospettiva, questa inchiesta ha avuto sicuramente il pregio di far emergere questo sistema bipartisan, ma rischia dal punto di vista della città e degli effetti sulla città, se non governato, penso di essere devastante, e penso che in questo una grossa responsabilità ce l'hanno anche la classe dirigente che quel sistema l'ha creato e la cui reazione in questo momento è a dir poco balbettante, se non riduzzi in qualche modo a delle operazioni di facciata che non risolvono i problemi della città. Grazie. Perfetto, direi questo primo giro, perché ci lascia ancora parecchio tempo per domande da parte vostra ed eventuali risposte o aggiunte per i nostri ospiti. Se c'è qualcuno che vuole già intervenire, assolutamente benvenga, altrimenti mi rompo il ghiaccio io con un paio di domande. Scusi, posso? Certo. Per darmi giornalista, una domanda mia personale, visto che anch'io ho questa idea di riuscire prima o poi a entrare in una lezione di giornale, che è stato abbastanza difficile. Non sapere mai esattamente come riuscite ad avere così tante informazioni, anche a farvi un quadro generale, cioè cos'è che non si fa capire esattamente il proprio mentalità con la città paralizzata oppure no? Danilo, che è stato il mio capo redattore, quando comincia a provare a fare questo mestiere. No, guarda, ti dico due cose. La prima è che i giornali sono in ritardo come la città, intanto nella lettura di questi fenomeni, e tendono, come su tutto, anche su Mafia Capitale, tendono a rendere tutto molto
legato al sensazionalismo, come farebbe un qualsiasi giornale scandalistico. C'è un utilizzo disinvolto delle intercettazioni, delle fotografie, della titolazione che serve a creare quel meccanismo di buttare tutto in vacca, così non si capisce più niente. E crea da una parte la cosa, l'impazzimento generale, la paura di essere tutti, di finire tutti quanti sui giornali, perché diciamo, io non ho mai avuto a che fare con Buzzi, ma solo perché non mi è mai capitato, perché diciamo, se tu ti fai attività politica, attività sociale su quel territorio, una telefonata. Se ti si presenta uno della Lega delle cooperative che diciamo, fa le cose con il Presidente della Repubblica, capisci bene che ti ci relazioni. Poi l'unica volta di cui non ce ne siamo occupati, ce ne siamo occupati, gli siamo andati contro, diciamo, come giornale, abbiamo fatto una battaglia all'epoca sulla città dell'altra economia contro un pezzo, diciamo, di quello che è venuto fuori su Mafia Capitale, ma perché ci sembrava una porcheria, non perché avessimo delle informazioni particolari sul giudizio. E quindi, diciamo, questo è il primo tema. Il secondo tema è che, secondo me, esiste anche un tentativo, quindi c'è questa cosa. Secondo me è che c'è un pezzo di, diciamo, di giornalisti, tra virgolette, specialisti che fanno andare tutti i giorni a uscire con le cose. C'è anche una terza cosa per cui, dopo i primi giorni in cui ognuno tirava fuori le sue notizie, da un momento in poi le notizie che vengono fuori sono tutte uguali su tutti i giornali, quindi esiste in qualche modo un accordo strategia di, diciamo, sul sistema dell'informazione. In generale io non penso né bene né male dei giornalisti, come non lo penso di qualunque altra categoria, ci sono quelli bravi e quelli non bravi. Le informazioni che tu hai le hai, ma le cose che ci siamo detti oggi, diciamola così, non le abbiamo dette perché facciamo questo lavoro, banalmente perché abbiamo delle relazioni nella città, ecco, non è né leggendo i giornali che tu hai questo tipo di percezione, né perché frequenti il tribunale magari ti fai dare le carte del magistrato. Secondo me ce l'hai perché hai la sensazione, perché le strade sono sporche e non raccolgono la spazzatura, o perché capisci che ci sono i bandi per i servizi ai portatori di handicap che ti danno, perché l'estate romana non esce il bando, perché ci sono una serie di cose che vanno recuperate al cassetto, in un momento che vivi in una situazione paralizzata. Ma non è il punto di osservazione del giornalista, secondo me. Quando noi abbiamo, ti dico perché c'è un ritardo, perché quando noi a questa sera abbiamo scritto per la prima volta, perché eravamo appena nati, delle questioni sulle mafie a Roma, eravamo delle mosche bianche. Solo alcuni mesi dopo abbiamo cominciato a uscire fuori alcune cose e poi le inchieste sono arrivate un paio d'anni dopo. Non so se ho risposto, però è stato fatto. Sì, di entrare in una redazione. Ciao, lui. Sì, esatto. No, io ho una curiosità, sinceramente. Ma mi ricollegherei al titolo che abbiamo deciso di dare a questa iniziativa. Cioè, durante il primo step, al titolo dell'iniziativa, dal mondo di mezzo di cui parla Camilla, nel senso che io quando lessi, ascoltai, nel corso del primo capitolo, ascoltai Camilla di parlare di questo mondo di mezzo, e rimasi sconvolto da questa cosa, perché mi sembrava un personaggio consapevole di quello che stesse facendo, elaborando nello stesso tempo un'interpretazione della sua attività di una lucidità sconvolgente. Perché io ho avuto modo di studiare un po' i fenomeni criminali, nella fattispecie camorra e mafia, e si parla di mondo di mezzo, mondo intermedio, proprio per definire quel segmento di attività criminali, tipicamente esercitate dai fenomeni mafiosi, che collegano quelli che quello che gli americani chiamano l'underworld, no, il sottomondo criminale mafioso, al cosiddetto upperworld, cioè il mondo di sopra, il mondo legale, il mondo della politica, dell'economia, quindi dei rapporti, come dire, visibili, dei reticoli socialmente evidente. Volevo chiedere, da questo punto di vista, il dibattito appunto mi sembra piuttosto famoso, perché nel descrivere
dinamiche di funzionamento di questo fenomeno criminale ormai definito sotto il nome di base capitale. Quello che non emerge è la, quella che io intendevo essere la classica definizione di un fenomeno, cioè la mafia come sorta di un insieme di reticoli organizzativi che si occupano di determinate attività che sono collegate con la politica. Questo non lo vedevo nei giornali e volevo capire se voi avete da lì, dal posto, dal territorio, osservando il fenomeno da vicino, un'immagine diversa, perché per esempio tu prima nel tuo intervento facevi un riferimento piuttosto chiaro ed evidente alla presenza delle mafie sul territorio romano, ma da quello che emerge, cioè, sui giornali, questo non emerge. L'idea che io mi sono fatto è più di un fenomeno corruttivo, cioè a cavallo fra fenomeni diversi, non un fenomeno più strettamente criminale. Da qui poi ci possiamo ricollegare anche all'opportunità di utilizzare la fattispecie criminale del 416 bis che definisce il fenomeno mafioso, che per esempio leggevo qualche giorno fa di Fiandaca, che è giurista di Palermo, che su questo punto si è espresso positivamente, nel senso che essendoci la caratteristica dell'intimidazione all'interno di questo contesto, il capo di imputazione 416 bis è perfettamente sostenibile nel senso processuale. Per cui però questo è, a parte qualche voce, dal contesto informativo elaborato dai media non emerge. Tant'è che io fino a poco tempo fa credevo che fosse un fenomeno di corruzione più che altro, legato chiaramente ad altri fenomeni criminali, ma essenzialmente corruttivi. Per cui se potete dare uno sguardo su questo tema, sul coinvolgimento proprio di ciò che è. No, io magari sulla seconda parte la lascio più a Danilo, sulla famosa storia del mondo di mezzo. Io ho un'idea, mi sono fatto anche leggendo tutte le carte di questa inchiesta, io ho fatto un'idea molto chiara di quello che dice Carminati. E lo dice però, questi giorni su Sky stanno rifacendo Il Padrino. Uno dei temi del Padrino è, noi a un certo punto lui promette alla moglie, gli dice tra 5 anni sarà tutto pulito, l'ambizione di diventare senatore, no? E quindi no, di ripulire, di diventare comunque, di entrare nel mondo legale, tanto che il figlio no, poi va al college, eccetera. E Carminati no, Carminati è un uomo di servizio, è un uomo che usa adesso la sua caratura, in qualche modo la sua fama, la sua caratura criminale, per o intimidire o per mettersi a disposizione. Come si attovaglia, no? Sta là dal bruttone, parla con quello, parla con quell'altro, è un tramite, è un tramaccione, è uno che conosce tutti, ma non ha l'ambizione di portare la sua organizzazione tra 5 anni a ripulirsi e il figlio a diventare senatore. Anche se il figlio comunque studia a Londra, in prestigiosa università, mentre succede tutta questa storia, no? Quindi. E quindi Carminati è il mondo di mezzo, è un uomo che ha avuto a che fare, è stato chiamato in causa su episodi oscuri, cioè per questo anche la leggenda, no? Perché è chiamato in causa in episodi oscuri, è un punto liminale di contatto tra la criminalità, però anche come viene descritto spesso, è un uomo anche che si mette al servizio, e a me non mi sembra questo grande imprenditore della politica, né un grande attore economico, insomma. Quando parliamo di mafia parliamo di soggetti che poi insomma Danilo sa molto meglio di me, che però muovono fatturati importanti, parliamo anche di uno che dice io ho i soldi ma li posso spendere, se no me se devono, li devo tenere nascosti, non si sa dove ce l'ha sti soldi, il motivo che probabilmente tace, è questo che spero che un paio per figlio, la moglie, un amico si prenderà. Questo è. Quella descrizione, in qualche modo, è la descrizione, secondo me, di un service criminale. Cioè, di un service criminale che si mette a disposizione, a combinare affari, a mediarli, a usare una forza di intimidazione. Mancini, io l'ho cosiddetto uno dei collaboratori della banda Magliana, cosiddetto Accattone,
dice questa cosa qua. Dice, ma quale non c'è la droga? Ma quale stronzata che con i migranti si fanno più affari della droga? Ma che state a dire? È che la droga magari non la fanno loro. Infatti c'è, in qualche modo, questa roba viene annunciata da Livio Abbate, che è il giornalista dell'Espresso, insomma uno dei giornalisti con grossi agganci dentro le procure, usato anche per far uscire, no? Far uscire notizie, no? Preparare il terreno. Spesso e volentieri fa una roba a un certo punto sui 4 di Roma, tra cui c'è Carminati. Dopodiché io penso che sulla strada c'è stato anche il libro fiction prima di Bonini. Sì, il libro fiction prima, che però che non so quanto poi preparasse la cosa, perché quella roba poi si 4 di Roma poi ritorna in questa inchiesta come se questo fosse il primo filone per decapitarli uno per uno. Io penso dal punto di vista della caratura criminale ed economica, e qui stiamo parlando sostanzialmente di un soggetto non così forte se non in virtù di un capitale, appunto, di un capitale di riconoscibilità, di intimidazione che poteva spendere sul mercato. Anche i luoghi di questo modo, di tutta questa storia, sono un benzinaio a Corso Francia, il gazebo di un bar usato a modo di ufficio, una casa a Sacrofano estorta sostanzialmente a un faccendiere. Non è che parliamo di un sacco di livelli di caratura criminale, e quel mondo di mezzo esiste, ce ne sono altri, cioè a un certo punto viene descritto in maniera criminale dall'inchiesta uno degli ex capi della curva nord della Lazio, che è a capo sostanzialmente di una banda di pugili e di rapinatori albanesi con cui governa i locali di Ponte Miglio facendo il bello e cattivo tempo. Anche là parliamo di soggetti che si mettono a disposizione e che sono chiamati in che lì quel caso dalla camorra, ma vengono usati, insomma, quello è il mondo, penso che sia quello il mondo di me. E poi in effetti anche la stessa banda della Magliana storicamente non è che sia tanto distante da una struttura di servizio, cioè un po' interstiziale rispetto alla grande criminalità, ai servizi di sicurezza e ad altri soggetti. Probabilmente in parte sì, mi interessava quello che dicevi sul rapporto sulla città, invece, su quanto si sente, lo diceva prima Danilo, comunque appunto le vele, Scampia eccetera, ma a Roma non è che non si tolgono cancelli messi dalle reti di spaccio nei cortili dei palazzi, tale e quale. Forse non ci sono i neomelodici, non c'è un folklore, non c'è una storia, ma insomma si danno fenomeni di criminalità importanti a Roma e di controllo del territorio estremamente, estremamente pressanti, e che è una cosa che un pezzo di città vive. L'altro giorno una notizia di cronaca stupida, ma che fa pensare anche come vivono alcuni pezzi di città, c'è un'agenzia che parlava di un ragazzino di 19 anni che aveva rubato una pistola alla guardia giurata. Quando gli hanno chiesto ma che ci devi fare questa pistola, gli ho posto vabbè, così col ferro mi rispettano a Torbella Monaca. Cioè, che dà il senso in qualche modo culturale dell'humus, del clima culturale che vivono interi pezzi di città, che non sono pezzi marginali, insomma. Ma io su questa cosa, diciamo, sulla storia del 416 bis, la procura sta facendo una scommessa, nel senso che loro applicano questa fattispecie di reato a questa organizzazione e secondo loro ci sono gli estranei del quadro. L'intimidazione, l'accumulazione del denaro e l'omertà. Ci sono tutte e tre, se tu ci leggi le carte, e quindi alla fine la cosa funziona. Che non significa che abbiamo a che fare con l'organizzazione criminale, mafiosa, come siamo abituati a conoscerla. Significa che abbiamo, secondo il codice di procedura penale italiana, quale condizione. Se guardiamo il clan di Ossi di cui facevo riferimento prima, invece ci rendiamo conto che ci diamo di fronte a un'organizzazione che è molto più simile per forme, linguaggio, attività, eccetera, a Cosa Nostra siciliana, per esempio.
la cosa non sminuisce, secondo me, la portata di queste inchieste di mafia, su mafia capitale. Ha quella contro, quella doppia controindicazione, che però, diciamo, non ha a che fare con soltanto il lavoro della procura, ma ha a che fare con la città e con la capacità che ha la città di rispondere alle cose. L'agenzia di servizi, secondo me sì, secondo me sì, nel senso che loro sono, diciamo, le mafie in generale lavorano per come è giusto che lavorino secondo i loro canoni, che sono sempre quelli dei soldi, degli affari, sui territori in cui si relazionano, per cui se lì funziona così è bene funzioni così. Noi abbiamo alcune testimonianze, abbiamo anche scritto, Carminati quando stava nella zona di Corso Francia eccetera eccetera era trattato quando era libero, avendo quest'aura molto importante, anche questo aspetto comunque anche quello importante, era trattato come un boss. Noi abbiamo testimonianze di persone che venivano trattate come vanno a comprare le sigarette, persone grandi, anziane eccetera eccetera, con cui lui si relazionava in questo modo, come farebbe con un boss. E è vero quello che dici tu, i luoghi eccetera, poi c'è, secondo me c'è anche una modalità caratteriale, no? Qui ci sono alcune cose che funzionano anche per l'indole che ciascuno ha. Però sui luoghi bisogna, cioè le mafie sono una cosa complicata, il Provenzano l'hanno trovato in quel posto lì, insomma, poi ci sono le nuove generazioni che fanno altro, quindi è sempre un mix di globale e locale, diciamo, che di quartiere e di grandi ambizioni. La cosa interessante è capire dove sono e quanti sono i soldi di Carminati, perché quello certamente rischia di fare la differenza, e non lo sappiamo da alcune intercettazioni che lui comunque è libero di intervenire con 500.000 euro per fare una cosa che poi avrebbe ripreso perché aveva liquidità, questo sicuramente. Però, diciamo, il fatto che fosse rispettato come un boss e avesse questa aura da boss sicuramente ce l'aveva. Poi anch'io penso che, diciamo, i soldi veri stanno da un'altra parte. Penso che, diciamo, la vera parte, penso che ci debbano essere inchieste di questo tipo sul cemento, sulla sanità, c'è tutto un mondo da scoprire, ma io continuo a pensare che, diciamo, l'origine dell'economia, di un bel pezzo significativo dell'economia romana sia la droga e sia l'andrangheta. Sono uscite un sacco di cose sulla camorra, sull'andrangheta non è uscito quasi nulla, e invece penso che quello sia un grande tema. Cioè, il traffico internazionale di stupefacenti, diciamo, secondo me è un altro tema su cui bisogna ragionare anche su Roma. Ci sono dei segnali. Prima l'andrangheta era come se lasciasse la droga, diciamo, fuori dal raccordo, no? La lasciasse alle bande locali. Adesso ci sono alcuni segnali, piccole cose, che ci fanno capire che c'è una relazione diretta tra alcuni territori e l'andrangheta, per cui secondo me quello è un terreno di sviluppo di indagine molto, molto interessante. Scusate, io sulla questione finanziaria volevo fare una domanda che forse è ingenua, però un po' prima dell'inchiesta c'era stata tutta la questione di Mockel, poi comunque invece ha dei dati finanziari ben precisi, ci sono delle carte che dicono che comunque Mockel e i suoi spostavano dei capitali all'estero anche in paradisi fiscali praticamente raggiungibili dalla giustizia italiana. Secondo voi, e secondo le carte che voi conoscete, il rapporto tra un'inchiesta e un corriere di mafia capitale, o quantomeno tra un personaggio come Carminati e un personaggio come Mottel, in che termini sono? Cioè, può essere un... In quel caso sono punti di fuga. Nel senso che c'è uno scontro proprio, tra l'altro, cioè, nonostante le figure, sono alcune figure di faccendieri, avvocati, il commercialista della casa dove vive Carminati, di cui è proprietario, tra l'altro è implicato direttamente l'affare Mockbell,
E a parte che i mondi sono limitrofi, perché l'humus, in parte l'humus, almeno quello tra Carminati e Magua, l'humus di provenienza è il medesimo, quindi le figure che ritornano sono sempre le stesse, c'è uno scontro, tra l'altro, c'è uno scontro che ha al centro anche il famoso uomo di Alemanno all'Eur, Templeur S.P.A., di cui ora mi sfugge il nome, Mancini, che loro hanno coinvolto anche nell'affare di Mokbel, perché loro hanno paura che Mancini se la canta subito, e si canta subito tutto, insomma. Io là c'è un altro, due cose, secondo me, però diciamo c'è un'antica comunanza tra Mokbel e Carminati e poi una rottura che però non sappiamo dove ha avvenuto, almeno non lo so io. E quindi sicuramente quello è un tema. L'altro tema è che nell'affetto Mokbel c'è Pandragora, il che rende tutto molto più serio, nel senso che siamo a un livello molto molto più alto e c'è un'esportazione di capitale all'estero e c'è una presenza, a parte stiamo parlando di pasto, stiamo parlando di cose enormi, ma c'è anche una presenza da un certo lato potentissimo, tanto gli apparati dello Stato, abbiamo l'ambasciata, il Belgio, c'è tutta una lezione del Corillano di Girolamo, eletto all'estero, eccetera, cioè quello è un livello molto alto, quello sarebbe un caso da manuale per capire come funzionano, come possono funzionare i sistemi economico-criminali nel mondo. Qua ancora questa cosa non è venuta fuori, però penso che il tema dei soldi di Carminati sia un tema ancora da esplorare. Sì. Invece dal punto di vista del silenzio e del negazionismo, io vorrei geolocalizzare la questione. Ci troviamo nell'Expo, la città dell'Expo, in cui sembra essere stata rimossa la parola Andrangheta, la parola mafia, non si è stata più inchieste, è tutto sottaciuto perché c'è la grande opera. Penso di aspettare qualche mese. Sì. Il primo novembre cominciamo dei pullman, inizia la corsa con volo a parte. Onde evitare poi le banalizzazioni successive che, come dicevamo prima con Antonio, alla fine fanno uscire un sacco di robe, distolgono l'attenzione, la distraggono dagli obiettivi principali. 5 anni fa un imprenditore che aveva a che fare con la cosca dei Barbaro di Platì diceva l'Expo si farà con i soldi dell'Andrangheta. Queste sono state dichiarazioni riprese dai giornali, questo per dirlo, sui ritardi culturali eccetera e anche informativi. C'è un asse che si può tracciare tra il mondo di mafia capitale e Expo che potrebbe venire fuori, e Milano e Roma, cioè è una suggestione che mi è venuta in questo momento, anche nell'affrontare il tema. Consideriamo che è stato sciolto il comune di Sedriano per mafia, il comune di Sedriano, fino a Mornasco c'è un'altra situazione che conosciamo benissimo, cioè la regione Lombardia è quarta per beni confiscati. Ecco, anche qui non mi sembra che il tema mafia abbia la centralità e sia l'esterno. Zambelli, sì. Ma è da allora che non viene più pronunciato. No, c'è stata un'altra inchiesta. Un'inchiesta un po' piccola, perché poi il rischio è che andiamo a parlare come dire, dell'ambulante di via piuttosto che della piccola intimidazione del traffico internazionale di stupefacenti che vede in Milano chiaramente in crocevia, ma non parliamo delle mafie, soprattutto dell'Andrangheta, come grande holding, come grande società di servizi sporchi che ricicla e fornisce appunto una grande quantità di servizi. Posso dire una cosa? Perché più che altro perché il tempo passa con... insomma, abbiamo ancora tantissimo. E mi aggancio, poi risponderanno anche a te, ma per fare anche una domanda e una riflessione. La domanda è forse un po' troppo complessa e meriterebbe un incontro a parte, ma secondo me è molto interessante il tema che avete sollevato, partire dal discorso del rapporto col terzo settore, le criticità che emergono in pezzi di terzo settore, che invece molto spesso poi esprime anche un valori alti, insomma è un mondo molto complesso e quindi la faccio semplice. Se però, come dire,
l'arretramento dello Stato dal welfare, che ormai è, sembra essere soprattutto negli ultimi anni destinato a un processo irreversibile o comunque veramente sempre più importante, destinato a moltiplicare, forse è un termine scorretto, a far emergere sempre di più contesti come quelli che avete descritto. E quindi la domanda vera è, rispetto all'intervento che voi fate con le vostre realtà, con l'associazione, piuttosto che con le esperienze di attivismo, anche recenti, ci sono state, penso a Roma Comune, cioè quali possono essere le strategie da mettere in campo per dare una risposta di un certo tipo a queste situazioni. L'altra domanda invece è sul livello più alto, fra virgolette, e si richiama un po' a quello che diceva lui ora nel suo intervento, e cioè mi chiedo un po' da chi ha provato in questi mesi a studiare questi argomenti, soprattutto rispetto alla mostra di prima di Mafia Capitale. Ci troviamo davanti, ed anche rispetto a quello che diceva Ciro, il dibattito sul 416 bis, piuttosto che ci interessa fino a un certo punto, perché poi è chiaro che la materialità delle cose è quella che si vede quotidianamente. Però la domanda è, potremmo doverci interrogare su un approccio nuovo, comunque diverso, da dare al modo in cui parliamo di questi argomenti e li studiamo? Perché il modello processo antimafia, il modello 416 bis, il dibattito mafia sì, mafia no, secondo i canoni che sono canoni da anni che hanno caratterizzato la stagione della lotta alle mafie degli anni 90, comunque degli ultimi grandi processi, mi chiedo se non siano restrittivi rispetto alla complessità degli eventi. Dall'altra parte però, ho finito, però poi non vorrei nemmeno che corressimo il rischio di fare tutto il calderone, per cui quello che dicevi tu all'inizio, cioè basta che fai una telefonata a Buzzi e diventi un corrotto, un pezzo dell'inchiesta. Quindi io una domanda che mi sono fatto in questi mesi era come si può prendere tutta questa, non essendo direttamente coinvolto sul campo e non avendo l'esperienza che potreste avere voi, come si può prendere quello che sta succedendo e cercare di darsi degli strumenti per capirlo, per studiarlo e eventualmente dare delle risposte? Scusate se sono fatto parte in generale. Sul campo, ma non lo so. Io penso che esista un problema sincero di comprensione del fenomeno. Io stesso, che studio, leggo, mi appassiona, mi interessa, eccetera, a volte fatico a collocare o a contestualizzare alcune cose. Quando lui è mio, lì c'è la Landrangheta, c'erano i soldi dell'Landrangheta, c'erano tanti soldi, no? E se devo fare una valutazione su come questa cosa può essere percepita, è complicato farlo capire alle persone che vedono questa cosa. Cioè, sembra una costruzione un po' metafisica, cioè l'Expo è fatto con i soldi dell'Andrangheta, che cazzo vuol dire? Cioè, è una roba che... Cioè, l'intercettazione, chi la dice? Sì, ma poi dove sono? Che sono questi soldi dell'Andrangheta? Cioè, c'è questo rischio, secondo me, ed è una cosa rara e sincera. Poi c'è un altro tema che ha detto benissimo Indago Cassini quando c'è fu l'operazione infinita, che mi sembra il centro di tutto, è guardate, questi sono arrivati qua, si sono presi un sacco di roba. Hanno anche intimidito persone, la cosca lampada a valle portava la gente nel berilletto, le ammazzava di botte per farsi dare le cose, qualcuno ci ha pure rimesso la pelle, però il tema qui è che conviene avere a che fare con la mano. Cioè, gli imprenditori milanesi hanno relazioni consapevoli con le mani perché hanno tanti soldi. Poi c'è questa tendenza a essere artisti più furbi delle madri, di far restare i soldi, penso che li porti alla fine di fare l'amico dell'azienda. Però la relazione è una relazione consapevole, è una relazione di convenienza. Per questo motivo le grandi organizzazioni datoriali, professionisti, eccetera, eccetera, sono silenti. L'operazione di Bologna, avete sentito quella commercialista come si beava del fatto che il boss andava a trovare uno studio? Perché c'è compiacimento, ci sono i soldi,
ci sono i soldi, il padre non la chiave di tutta la vicenda. E poi c'è un altro tema sempre importante, che sarà il motivo per cui non si scioglie il consiglio comunale di Roma, l'immagine, che sono sempre i soldi. Prego, immaginate che l'Expo non si fa perché ci sono le mani, che si scioglie il comune di Roma. A due mesi dal giubileo. Cioè mi sembra una cosa giusta, allora là diventa in qualche modo la produzione politica, la ragione di stare, non lo so, chiamare la guerra, che ha a che fare sempre con i soldi, con la comunità delle cose. Quindi penso che sia quello che è. Come farlo capire? Mafia Capitale, secondo me, da questo punto di vista, invece è stata un'opportunità bella, perché aveva a che fare con la vita delle persone, per una volta, non stiamo parlando dei soldi, stiamo parlando con la polizia delle strade, dei campi rom, delle persone vedono, dei migranti, cioè capito, tutta questa roba. C'è stato un momento in cui, che è una cosa che ovviamente non ha notato nessuno, ma che invece per me è stato proprio, diciamo, la certificazione del bollino di qualità, il fatto che quello non mi insegna, quando sequestrati, a un certo punto sono stati sequestrati i macchinari di non so quale azienda, riuscire a spazzare le strade. E il giorno dopo i macchinari del comune omologhi sono stati sabotati e quindi non sono più riusciti. Come succede? Come le carte bruciate alla vostra uffici. Cioè questi fatti, diciamo, piccoli, no? Che però ti dicono che stiamo parlando di quella roba lì. Cioè, il fatto che non ti puliscono le strade sotto casa è un tema, è un terreno su cui tu puoi provare a costruire la vita. Naturalmente, qualunque immagino di questo non aiuta, perché spiegare questa cosa, o prendere il trago il sindaco, perché le strade sono sporche, diciamo, il terreno è scivoloso. Però, secondo me, riportare tutto alla concretezza della vita delle persone è il vero i cittadini di Ostia, che sono fissati con questa cosa, cioè quando quella ragazzina raccontava quella cosa, i cittadini di Ostia vivevano, cioè, loro lo sapevano, ma quando raccontavano quella cosa fuori da Ostia venivano trattati come dei pazzi psicopatici, cioè Roma questa roba non può esistere. Il prefetto di Roma diceva che questa cosa non esisteva. E noi siamo passati in 6 mesi dal fatto che questa roba non esisteva al fatto che forse il 10 luglio scioglie il consiglio comunale per mafia. Cioè, è una roba folle. Cioè, fino a oggi tutti quelli che provano a dire che questo non esisteva venivano presi per pazzi. E questo ovviamente non aiuta, perché se ci fossero gli opinion leader che si facessero carico della cosa sarebbe tutto molto diverso. Per questo è grave la responsabilità del Presidente del Consiglio, che succedono queste cose e dice sono mele marce, restituiranno il malloppo e torneranno a casa, butteremo la chiave, oppure dice Marino se ha voglia di governare i governi se no va a casa. Questo buttarla così nella banalizzazione non aiuta alla comprensione di un fenomeno enorme che ha a che fare con la democrazia veramente. Perché banalmente chi paga se tu, diciamo, se fai l'evasione, se distrai denaro, paghi il quiz, cioè, fazzi la concorrenza, che non c'è, proprio è tutta una roba che ha a che fare con la vita vera di questo. E non si capisce perché nessuno la racconta per com'è, perché ci sono tanti elementi, ma soprattutto perché è veramente una questione di soldi. Però è difficile. E difatti, come non lo sappiamo, i nostri 10 anni si chiamano restart primate proprio perché cogliamo fino in fondo l'inadeguatezza del racconto di questa cosa, del modo in cui si studia, del modo in cui si racconta, del modo in cui si cerca una relazione con le persone. Io, visto il luogo in cui siamo, dico soltanto una cosa che afferisce in qualche modo a un microcosmo della società, ma che dovrebbe avere dei compiti importanti. Io penso che uno dei motivi per cui sostanzialmente la sinistra radicale, la sinistra extraparlamentare, i movimenti, chiamati come pare, in questo paese dagli anni 90 in poi hanno avuto sempre un blocco a un certo punto anche nell'influire sulla società, tranne alcuni momenti, è che non hanno capito Tangentopoli. Cioè io sono convinto che alcuni blocchi anche culturali che hanno a che fare con la giusta diffidenza della magistratura, con la giusta diffidenza dal tema manittaro,
non abbiano in qualche modo reso possibile affrontare fino in fondo alcuni nodi che invece, anche dal punto di vista in qualche modo materialistico, se non si affrontano non si capiscono, si capisce il mondo in cui ci si muove, e anche dal punto di vista appunto dello scontro sociale, dello scontro di classe, chiamiamolo come, come vogliamo. E penso che non aver capito Tangentopoli, essere rimasti, no, immobili di fronte a Tangentopoli, è come rimanere immobili, più o meno immobili di fronte a Mafia Capitale, non essere degli attori principali, è proprio un blocco di ragione. Io sono stato a Ostia, cosa ve lo racconto così, sempre per tornare a Ostia, e subito dopo l'operazione Alba Nuova, questa operazione che in realtà è la prima operazione che a Roma porta il 416 bis, tolta diciamo l'operazione Colosseo sulla banda Magliano, in cui poi cadde, diciamo, io andai a Ostia a fare un servizio per il Manifesto, una doppia lunga pagina sul Manifesto, in cui raccontavo Ostia a partire da dei luoghi, e a farmi dei ciceroni ci sono stati dei ragazzi brevissimi di una scuola popolare che si chiama Andala, che è uno spazio occupato un po' più grosso di questo. La principale attività nella zona delle case popolari di Ostia, la principale attività sostanzialmente è fare attività di dopo scuola ai ragazzi. E cazzo, io parlavo con questi che erano gente politicizzata e con le mani dentro il sociale, e quindi si vivono tutte le contraddizioni sulla loro pelle, che provavano col lavoro volontario faticosissimo a metterci le pezze da soli, in una situazione surreale in cui di fronte a questo spazio, in questa piazza, c'è stato un giardino anche molto bello, attrezzato, completamente abbandonato a se stesso, con un monumento a Pasolini disastrato, cioè dei luoghi proprio anche simbolicamente che raccontano il degrado di quel territorio, ma non il degrado delle cartacce per terra, proprio l'abbandono. Questi facevano questo lavoro incredibile, generoso, poi ci parlavi, dicevano no, ma qua quando viene la polizia è una storia soltanto di repressione, vengono a rompere i coglioni ai poveri cristi, ma quale mafia, qua la gente spaccia per campare, tutte cose vere. Qua viene fatto soltanto il militarizzare il territorio, allora ti svegli con l'elicottero sopra casa, senza... Io dicevo, scusate, però c'è un problema qua, o non c'è, non mi potete dire che non c'è. E questa discussione è andata avanti, insomma, a lungo, non si è risolta in qualche modo, e penso che questo qua faccia parte anche di alcuni tic mentali che vi insegnano in qualche modo, in alcuni ambienti, l'antimafia, insomma, i temi dell'antimafia, che altro non è che una forma più arcaica o ultramoderna di capitalismo, con la commissione di entrambi, no? E lo consegnano completamente altri ambienti, anche culturali, sociali. Anch'io ho, diciamo, distanza e diffidenza verso anche le figure più simbole dell'antimafia, come Falcone e Borsellino, però queste cose andrebbero tematizzate a fondo. È una cosa che da Sud fa, cioè quando da Sud dice la risposta alle mafie è il reddito, è un tema, come sono anche altri temi. E penso che invece fare del discorso sulla corruzione, però della corruzione e sulla mafia, ma non come le manette o la legalità, ma fare di questi temi una battaglia a partire appunto dal capire che questi sono anche gli strumenti di governo delle società come le conosciamo, e non affrontare questi, senza affrontare questi temi, le società, le nostre città come le conosciamo adesso non si cambiano, è una cosa ineluttabile. E si è persa una grossa occasione con Tangentopoli, credo, e penso che non vadano perse le occasioni che abbiamo di fronte. Una stupidaggine, culturalmente, quando Iglesias di Podemos nei suoi comizi, per me è una cosa che mi ha colpito moltissimo, sentendo alcuni discorsi, al di là che può un piacere o non piacere, però l'utilizzo del termine casta, in termini radicali politici di sinistra, in cui la cassa non sono i dipendenti pubblici, non sono i raccomandati, ma in cui la cassa è in qualche modo un'oligarchia di club affaristici legali e extralegali, che poi di fatto sono, qui in Italia ad esempio, sono le mafie. L'utilizzo di questo termine in quel contesto è fortissimo e devastante, al contrario appunto di Rizzo e Stella, che cui sono i dipendenti pubblici che hanno la pensione che gli paghiamo noi, insomma.
Io volevo fare un'osservazione in particolare sulla, cioè, probabilmente torniamo un po' indietro, però sulla quanto operatore della cosiddetta emergenza Nord Africa, su poi quali sono i beneficiari, no, di questi servizi su cui le mafie hanno cominciato a speculare, non so, per la grandezza e il mercato in espansione, che sono un po' diversi, no, dalle solite attività, che può essere appunto la gestione dei rifiuti, delle opere pubbliche o comunque appunto tutti i servizi che non riguardano il welfare in quel totale, la tutela comunque dei diritti delle persone. E secondo me è particolare, soprattutto nel caso dei Rom e degli immigrati, perché, cioè, non è mai stata analizzata la qualità del servizio, che poi già di per sé in Italia è particolarmente scadente, pensavo all'accoglienza appunto dei richiedenti asilo rispetto agli altri paesi europei, lo diventa ancora di più ai limiti dell'umano e del sostenibile. Basta pensare appunto a tante strutture, ma sia qua al nord che in sud Italia, una cosa in particolare appunto il CARA di Mineo, dove è veramente una situazione infernale, con guerre tra bande interne, commercio interno, sfruttamento della prostituzione, minori che entrano, persone che stanno dentro il CARA al di là di ogni possibile, no, tempistica di presa in carico della domanda di richiesta asilo, piuttosto che... E oltretutto appunto sono persone che non hanno voce, perché mentre appunto magari la scuola di ballo che facevi, se la scuola di ballo non funziona bene, i bambini non imparano a ballare, poi non la difendono, purtroppo soprattutto in Italia i migranti non hanno nessuna possibilità, no? Nei CIE, dove la situazione veramente ha toccato un grado di detenzione talmente, talmente grave e degradante, poi sono scoppiate nelle rivolte, che però appunto anche lì sono state rivolte spesso autolesioniste, no? Proprio senza possibilità di trovare un obiettivo contro cui andare. E di come questa cosa qua poi venga però usata anche dalla destra, tra virgolette, per criticare in toto il sistema d'accoglienza. Cioè, io lo vedo qua, dalla battuta al bar a analisi magari anche un po' più profonde, profonda strumentalizzazione politica, mi dice: ah, ma tu fai l'accoglienza, stai speculando su... ti stai mangiando i soldi, stai facendo come mafia capitale, cioè non io in quanto operatore, ma la cooperativa per cui lavoro. Oppure di come vengono visti come garanti soggetti come la Croce Rossa. Tu dici: ah no, tantissimi centri hanno chiuso anche a Milano, ed è stato uno dei fattori, tra l'altro, non si dice, tutti i CIE hanno riaperto, non più per fortuna come strutture detentive, però la mentalità della struttura è quella, cioè i rifugiati possono entrare e uscire, però la mentalità, la struttura è quella lì, e chi le gestisce sono le stesse persone, cioè continuano a Brescia, c'è un campo di 300 persone gestito dalla Croce Rossa, che questi qua sono qua da un anno e mezzo, stanno ancora nella tenda e non stanno andando a scuola italiana. Succede qua dalla Croce Rossa, che viene visto come il garante, dice: ah, nessuno riesce a gestire questi campi qua, e si fanno gestire la Croce Rossa, che è un organismo, che è un'organizzazione sostanzialmente militare, che dipende dal ministero e quant'altro. E secondo me, ecco, per concludere, una responsabilità secondo me ce l'abbiamo anche noi in quanto operatori e in quanto operatori militanti, che fanno militanze e che vedono anche in parte questo lavoro come una forma di reddito, però anche come una forma di militanza. Io vedo perché sempre un po' il ricatto morale, no? Di dire: ah, se non lo faccio, se la cooperativa non lo fa, allora lo faccio io nelle ore extra. Tantissime persone che insegnano italiano in maniera volontaria, quando magari appunto anche la Croce Rossa, quando magari si prendono una quota di 35 euro per ogni anno, dovrebbe essere stracompresa la possibilità di iscrivere le persone all'università con i soldi che vengono dati al di là del corso di italiano. E volevo sapere appunto se a Roma ho saputo che c'è stato comunque un coordinamento, soprattutto da parte del partito, sì, del 20 ottobre. Ho inventato una data. Io chiedo una scusa, ma devo dare 3 minuti a Danilo, perché poi io ho un treno. Però eventualmente potete scrivere Valerio un po' di cose su queste che stanno succedendo a Roma. Io su questo voglio dire 2 cose. La prima è che avete visto di Tiburtina, Baobab, eccetera, eccetera.
quando è scoppiato questo casino, la, diciamo, la risposta prima è stata di volontari, appunto, l'auto-organizzazione, eccetera, eccetera, è dentro un sistema sempre lì paralizzato di comune e regione che non chiedevano l'intervento di nessuno, di fatto la prefettura è intervenuta e ha fatto aprire il campo, la tenda alla Croce Rossa militare. E questo già secondo me è un primo elemento di ragionamento. Il secondo elemento di ragionamento ha a che fare con la, con il consenso che questa roba ha nella società, cioè gire esistono, queste situazioni esistono perché questa società li vuole fare esistere, perché sono troppo poche le persone che pensano che sono delle strutture indecenti e che le persone che vivono. Però aggiungo due cose. La prima è che io sono, diciamo, ovviamente felice della reazione che ha avuto la città di Roma sotto Bottina, c'è stato un modo di solidarietà veramente interessante, eccetera. Secondo me non è la soluzione, invece mi è capitato di andare in molte situazioni in cui si utilizzava quello come modello per di superamento della situazione. Cioè, secondo me la solidarietà rischia di scivolare in piedismo, il piedismo rischia di essere un autogol. La terza cosa ha a che fare con quello che dicevo prima rispetto al consenso e quello che ha a che fare anche con le mafie. Diciamo, la battaglia si vive nella società, si vince e si perde nella società, non si vince e si perde nei tribunali. Riguarda le mafie, riguarda la questione dei migranti. No, Falcone diceva tante cose, una l'avevo ricordata l'altra volta. Un'altra cosa che diceva Falcone è stiamo vincendo, e diceva stiamo vincendo non quando vincevano i processi, diceva stiamo vincendo quando la città di Palermo stava capendo quello che stava succedendo nella città, e essere mafiosi, avere a che fare con la mafia, era diventato impopolare. Quindi io penso che vinceremo le mafie, eccetera, eccetera, quando i movimenti sapranno affrontare questi temi e se ne faranno carico, ma quando diventeremo, avremo la capacità di diventare in qualche modo maggioranza, no? Perché altrimenti, diciamo, i CIE esisteranno sempre perché esiste un sistema di relazioni, un sistema di consenso e di costruzione della società che li prevede banalmente. Quindi fino a quando siamo fuochi a chiederne la chiusura non si chiuderanno mai, è sempre per la sua drammatica. Ti racconto soltanto una cosa al volo, visto che sei un operatore, che è una cosa molto interessante, stando da Roma, poi andiamo tutti a bere il birre, che è sostanzialmente questa, che a Roma si è creata, ma subito dopo Mafia Capitale, si è creata un'assemblea di lavoratori organizzati dell'accoglienza, specificamente dell'accoglienza, che adesso è arrivata a ragionare di fare uno sciopero, di fare uno sciopero dei lavoratori dell'accoglienza a settembre, che lunedì farà un'assemblea e sotto l'assessorato. È una cosa in qualche modo rivoluzionaria questa nei termini di organizzazioni degli operatori, che si sono cominciati a percepire da una parte come vittime, da una parte come parte in causa, pronta a discutere assieme non soltanto la difesa del proprio posto di lavoro, ma anche pronta a ridiscutere alla luce di quello che sta accadendo il sistema dell'accoglienza in maniera diversa, e che sono passaggi in qualche modo capitali rispetto a quello che diceva Danilo. È vero che questa roba che è successa è della solidarietà, come si è data a Milano para para sulla stazione, no? ha dei grossi limiti, dopodiché è stata l'unica cosa che ha rotto il clima d'assedio e di xenofobia, è stata l'unica cosa che l'ha rotto. Cioè, a un certo punto l'ondata di solidarietà, le sedi dei partiti più o meno strumentalmente che si aprono, a Roma le sedi del PD hanno raccolto la roba, cioè è l'unica roba che di fatto ha rotto, tenendo anche conto una cosa, che questi qua di Milano quanto quelli di Roma sono transitanti. Quindi bisognerebbe fare un ragionamento là, che no, bisognerebbe fare un ragionamento che però allo stato attuale paradossalmente lo farà la Chiesa, forse, o le strutture in qualche modo di questo tipo, perché questi non sono soggetti richiedenti asilo, rifugiati, e quindi hanno diritto all'assistenza, questi sono soggetti che vanno assistiti di fatto dal punto di vista umanitario, consentendogli di proseguire il loro viaggio
in maniera dignitosa. E di questo parliamo, questa diciamo è anche la differenza tra questi luoghi, cioè no, sappiamo, ci sta un problema alle frontiere, si crea un tappo, nelle stazioni c'è un problema di accumulo e si danno queste, e si danno banalmente queste situazioni, però parlando di poche centinaia di unità in transito, forse diciamo buon senso vorrebbe creare delle strutture ricettive in grado, che chiaramente non hanno a che fare con i documenti, lo fanno controllare, che consentono in qualche modo il transito di queste persone in condizioni umane, insomma, di proseguire il loro viaggio in qualche modo. Però questa roba, la solidarietà, con tutti i suoi limiti e della mobilitazione, l'unica roba che ha rotto il clima d'assedio, che si respirava anche a Roma sulle questioni campi rom, rifugiati, profughi, degrado, l'unica che ha ribaltato proprio il clima mediatico. Non so, ci sono altre domande. Ma chiudere qua che mi davanti alla mano parecchio.